È appena finito il funerale della piccola Anna Maria, 8 anni, una cerimonia molto sentita, una partecipazione numerosissima di crotonesi e un dolore che si leggeva sulla faccia di tutti. Molta gente si è messa a piangere, sentendo anche il pianto, il dolore espresso costantemente dalla mamma durante tutta la messa. Noi abbiamo realizzato questo servizio con alcune testimonianze che adesso vi facciamo sentire. E siamo vicini alla famiglia con l'affetto, con la partecipazione e anche nella fede del Signore risorto che ha condiviso il dramma umano. Dice il Vangelo che ascolteremo questa sera che quando il Signore è morto si fece buio su tutta la terra e penso che quello che succede nel cuore di chi vive una sofferenza come questa. E sentire che si oscura il sole, che c'è la tenebra più fitta. E in questa tenebra il Signore è entrato perché noi non ci smarriamo, non perdiamo la speranza. La sua risurrezione è il segno di quanto il Signore si è fatto vicino alla nostra condizione umana. E penso che solo questo può dare fiducia, speranza, permettere a questa famiglia di trovare nel Signore ecco la consolazione. È un momento di dolore per tutti. La città si stringe intorno alla famiglia e il momento più triste è proprio questo addio. Una mamma, un papà non possono accettare questo. Assolutamente. È veramente un momento, una tragedia per la famiglia, per noi come scuola, come classe e per tutta la comunità. È una tragedia veramente che non è difficile da accettare, un momento adesso in cui questo ci deve portare a stare insieme, uniti, la famiglia e i bambini. La nostra una classe molto, come tutti i bambini alla fine, però molto uniti l'uno con l'altro, quindi anche ci sarà un lungo percorso per noi e per i bambini e per la famiglia. Che bambina era? Ecco, com'era Anna Maria? Anna, molto dolce. Una bambina dotata di una grandissima forza di volontà, tantissima volontà, instancabile, sempre, l'abbiamo scritto anche nel manifesto, instancabile perché aveva sempre quella voglia di fare, quella voglia di arrivare a un obiettivo superiore, a completare tutto per la contentezza di noi insegnanti, ma anche di essere al pari dei compagni, di poter gareggiare. Era davvero instancabile, volenterosa, una bambina dolce, serena, in classe silenziosa, mai, non ha mai litigato con i compagni. Una bambina davvero, non perché adesso non si l'assuma, davvero era questo il suo carattere distintivo, la generosità, la dolcezza, la serenità, la voglia di lavorare.